Una vita in queste stanze a fare l'agente di polizia locale e poi a comandare. Queste stanze antiche traspirano di ricordi che nel corso della sua vita Rosario Cascone ha voluto distillare in versi brevi, ma capaci di essere incisivi e profondi per ogni anima lettrice. Lui li definisce tentativi di poesia e in effetti lo sono, e anche ben riusciti. Questa è una passione che mi porto dentro fin dall'adolescenza. Naturalmente l'emozione che provo stasera è quella di stabilire un nuovo contatto con la collettività, considerato che per 40 anni ho indossato la divisa, diciamo che è uno strumento che ha una duplice valenza, quella di esaudire un mio desiderio, una passione che portavo dentro, e quella di mantenere tramite la poesia un contatto con la terra e la cittadinanza con la quale insomma ho avuto un rapporto bellissimo e che conservo dentro di me. Oggi fare poesia comporta un certo coraggio, un esercizio stilistico e compositivo. C'è bisogno di questo esercizio letterario. Ho messo insieme tanti di quegli scritti durante tanti anni. Naturalmente nel libro ci sono anche delle poesie che attinenti a quella che è stata la mia attività, come Io e la mia uniforme, Non avere paura bambina, che è legata a un fatto realmente accaduto sul territorio. Diciamo che la poesia, nel mio caso, per la stragrande maggioranza, fa parte del mio vissuto. Quindi emozioni, esperienze, visione di tante cose, insomma, dal mio punto di vista, che ho voluto raccontare in questo libro, insomma.